rimandato domenica 11 febbraio a causa del maltempo del giorno precedente, il Carnevale Barbanese ha riscosso davvero un grandissimo successo. Organizzato dalla Proloco di Barbania, in collaborazione con l'Associazione Genitori, ha visto la sfilata lungo le vie del paese dei carretti tirati a mano. Ben 8 i carretti realizzati, 3 quelli targati Proloco, intitolati E tardi, Fandaglie Fire e Scacchi. In perfetto stile è quello realizzato dalla famiglia Favero, dal titolo Da Barbania alle lontane terre d'Egitto, dedicato alla figura di Bernardino Drovetti. La vendemmia è invece il carretto dedicato al vino, realizzato dalle famiglie Carbonaro e Udogianotti, con i bimbi Riccardo, Diletta e Camilla. Ricky, Paola, Ambra e Willy hanno realizzato invece quello intitolato Il carretto di Noè. Arianna e Mattia Zella dei Vignali hanno dato vita ai Barbania Hair, i genitori dei piccoli bimbi nati lo scorso anno, quello intitolato Carro Nuovi Nati 2023. Dopo la presentazione, i carretti hanno fatto il loro ingresso in paese, passando per la torre e la piazza, sagrato della chiesa, alla quale è seguita la battaglia dei coriandoli che ha divertito grandi e piccini. Dopo la fatica della lotta con i coriandoli, è seguita una gustosa merenda, preparata dai volontari della Proloco e la premiazione. Un pomeriggio all'insegna dell'allegria e del divertimento che, insieme ai tanti bambini presenti, sono stati indiscussi protagonisti.